Benvenuti alla conferenza stampa con Mergim Vojvoda. Ciao Mergim, termina qua il ritiro a Pinzolo, qual è il tuo bilancio complessivo? Buonasera a tutti, sì, oggi si finisce un lavoro importante con un nuovo mister, con un nuovo giocatore anche che abbiamo preso, quindi un nuovo system, quindi sono tante cose nuove, però credo che abbiamo lavorato bene, stiamo lavorando, stiamo mettendo benzina e piano piano sta andando bene. E tu sei stato invece impiegato come braccetto difensivo, no? Lo senti proprio come tuo questo ruolo adesso? È un ruolo nuovo che devo certamente ovvio imparare. Cioè, sono certe cose che ho già giocato, mi è già successo di giocare con il mister Juric, però c'è qua è un altro discorso, un'altra posizione che giocavo prima, quindi ci sono cose da imparare, sono cose che so fare, che mi piace, che mi trovo bene, però c'è con la fiducia del mister, con le sue cose, come mi va a imparare, credo che posso fare bene. Adesso invece un po' di riposo, poi si parte con la tournée in Francia. Siete pronti per queste sfide francesi? Sì, credo che secondo me preferisco giocare queste partite che sono più toste, che ti fanno entrare già più nel campionato. Credo che va a servire a tutti la squadra, a tutti i giocatori. E aspettiamo di andare prima a Lyon, dopo a Metz. Speriamo di continuare così, fare bene e essere pronto per la prima partita in Coppa. Lasciamo la parola ai colleghi. Ciao Mergin, il nostro Sintonino Granata. Senti, ma rispetto a quando ti faceva giocare Juric come braccetto a destra, cosa si sta chiedendo di diverso o magari anche di simile il nuovo mister Vanoli? Grazie. Credo che è più senza la palla. Il concetto è che con Juric era molto uomo-uomo, quindi era un sistema abbastanza, cioè 3 anni abbiamo fatto con lui, quindi che giochi quinto o terzo è lo stesso, segui l'uomo e basta. E qua è un altro concetto, cioè è più una difesa a linea, quindi sono altri movimenti, c'è quello da lavorare. Sicuramente in questo che è diverso tra i due mister. Buongiorno Andrea Calderoni, Toro News. Volevo chiederti, siccome ormai sei un veterano, no, all'interno dello spogliatoio, ecco, come stai vivendo questo cambio così radicale anche di guida tecnica, di staff, visto che tu hai rappresentato un po' il collante tra il prima e il dopo? In tanti fate parte di questo doppio ciclo, però è sicuramente interessante anche il tuo modo di approcciarti a questo nuovo ciclo, ecco. Buongiorno. No, credo che il staff si è messo veramente bene con i giocatori, la società. Credo che hanno il DNA che cerca il Torino con molta passione, quindi va molto bene con il processo che avevamo già. Secondo me possono portare solo cose positive, un po' di cose fresche. Per ora va tutto bene, c'è un bel ambiente, i giocatori credo che si sentono bene, un po' stanco è normale, però credo che tutto va bene. Ciao Mergim, Mario Pagliara della Gazzetta dello Sport. Ciao. Allora, dall'inizio della preparazione il mister sta lavorando su questa difesa 3 con te in questo nuovo ruolo, nuovo o vecchio a seconda dei punti di vista, Coco e Masina. Molto probabile questa sarà anche la traccia difensiva che ci porterà al debutto in Coppa Italia, a meno di sorprese che arriveranno dal mercato. Com'è il feeling, come sta nascendo il feeling tra voi tre difensori, chiamiamoli centrali? In cosa sentite che vi dovete perfezionare, affinare, migliorare? Credo che Coco è un giocatore nuovo, è appena arrivato, io è un posto nuovo, quindi credo che c'è una chiave molto importante, è la comunicazione. Dobbiamo parlare molto, imparare a darsi l'uomo,
che lo che ho detto che era diverso prima, che seguivamo l'uomo, ora devi dare l'uomo, devi lasciare tu uomo, scivolare di più, e credo che la chiave che è in questo per noi tre è la comunicazione. Dobbiamo imparare a parlare molto e credo che questo possiamo imparare tanto. Ciao, Andrea Piva, Toro.it. Tu hai il contratto in scadenza a fine stagione. Volevo chiederti se tu speri di rinnovare, di rimanere al Torino. Il tuo agente sta trattando il rinnovo? Io sono a Torino, ancora un anno di contratto. Abbiamo parlato, però io sto bene qua, ho ancora un contratto, non c'è nessuna fretta, c'è un nuovo mister, quindi per adesso tutto va per lo meglio. Credo che ora il più importante è che devo fare vedere al mister la mia qualità, e per altre cose mi devo concentrare più sul campo ora che su altre cose. Io sto bene, ho ancora un contratto, quindi non è la fretta, non è che è ora. C'è tempo. Ciao, Mirko Graziano, Corriere della Sera. Solo una domanda. Questo è un calcio che conta fino a un certo punto, però le sensazioni ce le avete. Qual è la difficoltà più grande che state incontrando in questo cambio di rotta anche tattico? Cioè, isola ne una, la difficoltà più grossa che state trovando, ma non solo voi in difesa, io dico in generale come squadra. È semplice, è il cambio. Ti voglio dire il cambio perché... Ma di questo cambio cos'è la cosa che succede? Imparare un altro tipo di gioco, un altro, più, aspettare magari di più. Prima era molto diverso, quando tu giochi a uomo, segui l'uomo davanti, dietro, è molto diverso. A volte ti trovi, se sei braccetto, ti trovi anche come attaccante, perché se devi seguire l'attaccante è così. E quindi qua è quello, è il cambio, è sapere tenere sul posto, sapere che avevi un compito. Ricordatevi che con Juric abbiamo fatto molto fatica all'inizio, perché non eravamo abituati così, quindi anche con il mister Juric era molto, molto, molto complicato. Quando lui è arrivato, io mi ricordo che non si capisceva niente, uno andava lì e si perdeva l'uomo, però c'è da lavorare. Credo che dopo siamo abituati molto bene, abbiamo fatto molto bene con il mister, e credo che anche qua l'importante ora non è tanto i risultati, sono più il lavoro, e per quello serve la preparazione, per quello siamo qua, perché c'è ancora tempo, le partite che abbiamo in Francia, quindi credo che piano piano questo, con il video che fa vedere il mister, credo che ogni giocatore deve capire, l'importante è capire il nuovo sistema. Mergin, ciao. Alessandro Baretti, ciao. Tutto Sport, chiedo questo. Nella scorsa stagione è funzionata a meraviglia la fase difensiva, sono andati via due giocatori. Se sentite anche comunque l'uscita di Rodriguez e Buongiorno, se questo è un problema oggettivo per quanto vi riguarda, grazie. Sicuramente che sono stati due giocatori molto molto importanti, quindi certo che si sente un po', però la squadra è più importante che uno o due giocatori. Dobbiamo ci sono altri giocatori che sono arrivati, ci sono altri che vanno a avere l'opportunità di fare vedere, quindi è a noi di alzare il livello della squadra e fare ancora meglio. Ognuno deve prendere le responsabilità e fare vedere lo che sa fare e dimostrare. No, se posso, Mergin, all'interno di questo cambiamento che è in corso, qual è l'elemento che a voi calciatori, tra le idee del mister, vi dà più gusto, più piacere, in questo momento vi stuzzica di più? Secondo me lo bello di come vuole giocare il mister è in possesso. Qualcuno che piace giocare alla palla è un piacere, perché tu tieni la palla, inizi da dietro, al mister piace tanto giocare, quindi credo che questo è il più grande piacere, ma anche questo credo che c'è da imparare, c'è da giocare bene, è diverso anche questo. Prima era tanto prima in avanti, ora è più tenere la palla,
fare tanti passaggi corti, che è anche un discorso diverso da prima, però alla fine c'è qualcuno che piace giocare alla palla, deve essere un piacere. Mi riallaccio a quello che ti avevo chiesto prima, ormai veterano dello spogliatoio, c'è qualche giovane che ti ha impressionato all'interno di questo ritiro di Pinzolo in questi 12 giorni? Sì, ci sono qualche giocatore sì, che c'è della primavera che si vede che hanno fame, che sono lì, c'è NGE che non è male, c'è Della Vecchia, c'è della Vale, c'è, ci sono qualche giocatore che veramente sono allenati bene, c'è, purtroppo i due mezzala che abbiamo, centrocampisti, Perciu e non mi ricordo che ha preso una botta, sì Galatai, che sono infortunati, però credo che hanno dimostrato belle cose, cioè, sono giovani e devono anche loro imparare, anche loro cioè, fare vedere, perché non si sa mai. Senti, ma mister Vanoli ti ha detto che questo sarà il tuo ruolo per tutta la stagione o è una situazione momentanea oppure dici un po'? Credo che c'è il mister conosce un po', guarda, sicuramente che ha guardato un po' le partite del Torino, lui sa che io ho sempre giocato quinto, quindi sa che se al momento, però per ora sto giocando, mi sto allenando come braccetto destro, quindi credo che lui sa che al momento che se ha bisogno di un quinto, credo che sa che so giocare questo posto, però per ora cioè, credo che mi sto più preparando a giocare questo posto. Se ho finito, grazie mille Mergim, termina qui la conferenza stampa. Grazie a tutti.